buongiorno a tutti. Oggi sono le giornate FAI di primavera, 23 e 24 marzo. È un piacere accogliervi alla Pieve di San Lorenzo, a Settimo Vittone. È uno dei luoghi tutelati dal FAI di proprietà del comune, ma gestito dall'associazione Ottava, che tutte le domeniche, quando è possibile, viene aperto, e ci sono dei reperti storici molto importanti, quindi è un gioiello ed è la prima convenzione che è stata fatta a livello nazionale tra il FAI e un ente privato. Quindi questo vuol dire quanto è importante il bello e quanto è importante per il FAI la tutela. Buongiorno, siamo nella chiesa di San Lorenzo. Il primo affresco che vediamo una volta entrati dal campanile è quello della Madonna Beneficente, che infatti accoglie i fedeli spostando un tendaggio. Purtroppo non è totalmente visibile il volto della Madonna e probabilmente nelle prossime opere di restauro potrà magari essere scoperto. Ci spostiamo ora alla fresco di San Giorgio. Non si vede bene il santo, però sta combattendo il drago e salvando la principessa, per questo pensiamo che sia lui. Ci sono state diverse opere di restauro e di decorazione della chiesa, e infatti ci sono stati tre cicli di decorazione nel 300 e nel 1340, poi dal 50 al 60 e nell'80 e poi successivamente nel 600. La cappella dal 1661 non è più in funzione e per questo le opere di restauro si fermano a fine 500. Ci sono diversi affreschi, c'è l'ultima cena in alto, è molto particolare perché vediamo una tavola riccamente imbandita, cosa insolita. Purtroppo non possiamo vedere tutti gli apostoli e Gesù non è visibile, però sappiamo di per certo che questa è la scena. Vediamo ora la Madonna che sta benedicendo Pietro da Lussemburgo, che è stato un personaggio che ha donato fondi cospicui per la decorazione della chiesa. Infatti ci sono anche gli stemmi della famiglia Lussemburgo che si ripetono più volte nella decorazione della chiesa. In basso vediamo i Re Magi, hanno anche i loro nomi incisi sullo sfondo. Infatti abbiamo Caspare, Baldassarre. A destra dei Re Magi abbiamo la scena di San Nicola che compie il suo miracolo e salva i giovani dalla botte di Salamoglia in cui li aveva incisi immersi l'oste, che è sulla sinistra, e poi sulla destra abbiamo un grande affresco di San Cristoforo firmato da Guglielmo d'Aorta. Si distingue il santo dalla corona del martirio e dalla palma con i datteri che tiene in mano. Vediamo sulla sinistra un affresco che ritrae San Lorenzo, infatti il santo è ritratto mentre è sulla graticola e i suoi aguzzini stanno infliggendo una punizione. Si può capire che questo è uno degli ultimi affreschi del 300, in quanto vediamo che le figure degli uomini stilizzati hanno dei dettagli che ci riportano all'arte di quell'epoca. Sulla destra invece vediamo le tre Marie al sepolcro, infatti stanno portando gli unguenti al sepolcro di Gesù e abbiamo anche un angelo con delle ali riccamente decorate.